Il romanticismo con la scoperta della Luna ha pagato il prezzo perdendo un po' del suo fascino. Ma pazienza, tanto non mi ritengo un romantico. In compenso, abbiamo acquisito nuovi elementi di conoscenza e la consapevolezza di quanto siamo esseri minuscoli minuscoli, insignificanti e del tutto privi di interesse per l'universo. Come lo saremo anche per il nostro pianeta, perché oramai siamo sulla via dell'estinzione. Mi perdoni, a me sembra che questa sia una visione, quella che mi sta raccontando, romantica, nel senso, e in qualche modo c'è un romanticismo anche, penso a Sentieri di ghiaccio, prendere, partire, camminare per andare a trovare Lotte Eisner. O è sbagliato definirla romantica questo atteggiamento? Nel mio modo di descrivere i paesaggi non c'è nessuna forma di romanticismo. Racconto di ambienti ostili in lande devastate che attraverso a piedi. La ricerca stessa di per sé non ha nulla di romantico. Semplicemente non volevo che Lotte Eisner morisse senza che l'avessi salutata un'ultima volta. Ho percorso più di 1000 chilometri a piedi fino a Parigi. E quando ti ritrovi in luoghi orribili, dove nel giro di 5 secondi vieni travolto da una tempesta di neve, ti assicuro che non vi è nulla di romantico. Però per chi ama i suoi libri e il suo cinema, è inevitabile cercare di trovare delle costanti. Anche questo senso continuo per il limite, per la sfida. Cos'è per lei l'impossibile? Bisogna essere consci di ciò che è possibile, altrimenti non riuscirai mai a fare un film. Aprire il vapore! Il mondo! Trascinare un battello a vapore di 340 tonnellate su e giù da una montagna nel cuore dell'Amazzonia, in Perù, poteva sembrare impossibile, però io sapevo che tecnicamente era possibile. Quindi ho ideato un metodo per poterlo trasportare. Tra l'altro è lo stesso metodo usato per erigere l'obelisco di Piazza San Pietro. Ho sempre cercato di far comprendere ai giovani registi e a tutti coloro che lavorano con me l'importanza di concentrarsi su quanto è fattibile per renderlo possibile. Altrimenti passi anni nella giungla senza concludere nulla. Si muove! Si muove! Si muove! E da questo punto di vista c'è una differenza però con l'utopia, col concetto di utopia. Io lo chiedo perché invece, per esempio, se prendiamo l'esempio di Grizzly Man, lì è un, anche lì il tentativo impossibile che poi finisce in tragedia, finisce nella sconfitta. Exactly, yes. Grizzly Man is a good example. Sì, Grizzly Man è l'esempio perfetto di una persona traviata dalla filosofia disneyana della natura, dalla disneylizzazione della natura. So in love with them, and they're so effed over. It so sucks. As if wild grizzly bears. Una rappresentazione fantasiosa in cui un orso grizzly non è altro che un piccolo e soffice animale a cui dover dichiarare il proprio amore, cantare una canzoncina e dargli un bacino sul muso. Non è così.
è una visione distorta della natura. Un profondo malinteso del concetto di natura selvaggia, che tragicamente è costato la vita a un uomo e alla sua compagna, che purtroppo si sono fatti divorare proprio da un grizzly. E con queste storie lei spesso ci ha portato all'estremo, al limite o al confine, dai confini del mondo. Si vede più facilmente il centro del mondo o si vede forse di più la profondità del mondo? Penso che il mondo possa essere visto e compreso meglio dalle periferie o negli esseri umani sottoposti a pressioni estreme. È così che si può capire meglio la natura stessa della nostra esistenza. Come, per esempio, quando uno scienziato si trova davanti ad una lega di metalli sconosciuta. Il modo migliore per scoprire di quale miscuglio è composta consiste nel sottoporla a un riscaldamento, a una pressione o a una radiazione estrema. E così facendo la sua vera natura ci viene rivelata. C'è un aneddoto che l'ha raccontato più volte che mi sembra bellissimo, l'incontro con un altro viaggiatore come Bruce Chatwin. E nel suo zaino, nel prezioso zaino, lei scopre che in quel momento in cui lo incontra, lui stava leggendo il suo libro Sentieri di ghiaccio, nel ghiaccio. Ho incontrato Bruce Chatwin per la prima volta in Australia. Appena conosciuti, mentre uscivamo dall'aeroporto, abbiamo subito iniziato a raccontarci storie sul nostro vissuto, sulle nostre esperienze, a ruota libera. Una maratona di 48 ore, è stato fantastico. Ovviamente, tra una storia e l'altra, ci ricordavamo talvolta di mangiare qualcosa o di dormire qualche ora. Però è proprio bello questa necessità, questa impellenza di raccontare anche nel vostro incontro, proprio per chiudere, però, quello zaino lì sembra un bel passaggio di testimone che c'è stato. A volte il destino aiuta in queste cose. Soffro ogni volta che ripenso a quello zaino. Chatwin era in punto di morte quando andai a visitarlo nel sud della Francia. Io sapevo solo che era molto malato, ma quando lo vidi non restava più nulla di Bruce. Era soltanto uno scheletro con due occhi che brillavano al centro del viso. Nonostante le sue condizioni, volle a tutti i costi guardare il mio ultimo film sui nomadi nel sud del Sahara. Dopo una decina di minuti perse conoscenza. Poi a un tratto urlò: devo incamminarmi, devo mettermi per strada. Poi però, guardando il suo corpo, solo ossa, mi disse: ma ormai non ho più la forza per portare il mio zaino. Quando stavo per andarmene, ebbe un momento di lucidità e mi disse: tra poco morirò e sarai tu a dover portare il mio zaino. Quindi ho preso lo zaino e lo uso ancora. È molto più che un oggetto per me, perché è come se nel suo zaino fosse intrisa la sua anima. E di conseguenza tocca la mia, che è l'anima di un altro uomo che, come Bruce Chatwin, viaggia a piedi. Da che esiste l'Homo sapiens, siamo creature che si spostano a piedi. Viaggiare a piedi è sempre stata la cosa più naturale, più sensata, più spontanea per la nostra specie. Siamo fatti per questo. Il mio motto è che il mondo si rivela a coloro che viaggiano a piedi. Non credo servano spiegazioni per comprenderlo. Mi sembra un bellissimo finale per la nostra chiacchierata. Grazie mille, Mr. Herzog. And thank you.